abbiamo creato una progressiva frattura tra scienza, filosofia e religione, no? E il nostro realismo ingenuo, quello che chiamo dogma dell'immacolata percezione, quello che istintivamente ci fa credere che la realtà è quello che io la vedo come la vedo, mentre invece non è per nulla così. Allora, vado praticamente verso la conclusione, perché ci siamo, sì. Sostanzialmente, a livello di coscienza, i monisti materialisti e gli scienziati duri ammettono solo i meccanismi cerebrali. Quelli che vengono tacciati di dualismo, che si considerano la realtà di quaglia, danno attenzione all'esperienza della gente sul significato. Ma questa dicotomia non può funzionare, perché in natura sono unite in maniera virtuosissima. E il materialismo monista continua a ragionare in modo dualistico, perché rifiuta una parte della realtà di quello che sostengono i dualisti senza poter dimostrare che non esiste. E quindi una scelta di parte semplicissima. In più, per poterla rifiutare, devo implicitamente ammetterla, come diceva già Zhuangzi 2400 anni fa, che adottare quello che ha affermato equivale ad adottare anche quello che è stato negato. Quindi anche il dualista è assolutamente dualista, anche il monista come modo di ragionare. In più, dal punto di vista fisico, questo ce lo diranno i fisici oggi, il materialismo classico, che fa riferimento al concetto classico di materia, ormai è obsoleto. Perché la materia e il mondo sono completamente diversi, lascio a loro poi far vedere come le cose sono. Allora, quindi materia che abbiamo usato per secoli, diversa e ontologicamente diversa dall'energia, oggi è materia e energia la stessa cosa. Lo spazio e il tempo, che erano considerati come entità diverse ontologicamente, oggi sono correlate strettamente insieme, non vedo perché la mente debba essere divisa dal cervello e non sia invece la stessa cosa. Ma bisogna cambiare un po' l'atteggiamento. Allora, io passerei un po', perché sono diventato un po'... Ho sempre 3 minuti di tempo. Esatto, ma vado proprio alla fine. Quello che è importante è che sono logiche diverse da quella classica. E pensate, il pensiero dei presocratici e dei taoisti che è preziosissimo. Dice Parmenide nel Benefizio, l'opinione dei mortali, essi stabiliscono di dare 2 nomi a 2 forme, l'unità delle quali credono non sia necessaria, e in questo si sbagliano. Essi le giudicano opposte nelle sue strutture. E Eraclito dice: belle per il Dio sono tutte le cose giuste, ma gli umani hanno ritenute giuste alcune e ingiuste le altre. Ma ciò che si oppone si converge, con ciò che si oppone converge, ed è discordanti bellissima armonia. Il taoismo è la visione universale della complementarietà degli opposti, ed è un problema proprio di fondamento del modo di ragionare, un sistema operativo diverso che non è per niente meno fondato di quello che noi abbiamo utilizzato, e forse ora di riscoprire la sapienza dei presocratici, del taoismo, della filosofia orientale, nel cominciare a approcciare alla realtà in un modo un po' meno... Allora, qui vado avanti per avere un po' una... Allora, arrivo alle conclusioni in cui abbiamo, per le teorie della coscienza, non ce n'è una che sia esaustiva, e quelle che vi enumero adesso sono tutti aspetti che partono da punti di vista diversi e probabilmente sono da integrare in una visione più ampia. Le prime sono le teorie neurobiologiche, che sono quelle dei correlati della coscienza del cervello. Le teorie che vengono dal mondo dell'informatica sono quelle dell'elaborazione dell'informazione e le teorie cognitiviste. Le teorie della coscienza sociale, che enfatizzano come senza l'aspetto sociale la coscienza non è analizzabile. Le teorie quantistiche, che sono, ci dirà in dettaglio Fabio Fracas, che non sono ancora dimostrate, ma sono estremamente utili, che promettono una possibile dimostrazione. Poi ci sono delle teorie un po' strane sulla non località della coscienza, perché la residenza della coscienza nel cervello è assiomatica, non è dimostrata, se volete ne parliamo in discussione. Ma queste hanno un'età un po' neoanimista o panpsichista, ma partono dal paradigma della fisica quantistica e sono potenzialmente più plausibili di quello che si pensa. Allora, in definitiva, come la coscienza si formi rimane un mistero. Qual è il suo posto nel mondo è un altro mistero. È così, eh? No? È comunque connessa intimamente col sistema nervoso e col resto del corpo, e qui non c'è nessun motivo di creare fratture così a priori. Forse è possibile anche una non località della coscienza, ce lo dirà il futuro, e il riduzionismo non è in grado di spiegare la stanza degli specchi, spiega bene i meccanismi fisici, ma questo non è adatto. E qui una visione unitaria di tutto, che è andata molto saggiamente
incredibilmente Michelangelo nella Cappella Sistina, in cui c'è questo Padre Eterno che si dice tradizionalmente che dona l'anima a Adamo, ma non gliela dona perché già spiega di stare inalato nelle radici dell'alito di vita, ed è invece che da solo nel cosmo, è in questa specie di conca bruna come affollata con tram nell'ora di punta. Perché ha fatto sta roba così strana? Perché questa è una rappresentazione nascosta, sapiente del cervello. Vedete il corpo calloso, vedete la cuneo, la lingua, il tronco cerebrale, c'è perfino la carotide col suo sifone carotideo, talmente preciso che c'è un puntino qua che è la continuazione della carotide che è l'arteria cerebrale media. No? E questo è il senso dell'uomo e la sua unione con la natura o con Dio, qualunque cosa gli possa essere definito perché è indefinibile, tramite l'emisfero destro. Allora, l'ultima diapositiva è che se anche spingiamo l'approccio riduzionista alle estreme conseguenze, possiamo trovare una bella scoperta di scoprire l'unus mundus di Gerardus Torneo, di cui parla Jung nel suo trattato sull'alchimia. Noi abbiamo la coscienza, studiamo i neurocorrelati, arriviamo alla neurochimica, ai neurotrasmettitori, poi ci stiamo spingendo alla neurofisica fino alla fisica quantistica. Ma per la fisica quantistica la matrice del mondo non è la materia, ma è vuoto, energia e informazione, dalla quale emerge il mondo fisico come la materia e la relazione tra mondo fisico e coscienza tramite l'informazione che passa dall'uno all'altro e sui quaglia con cui noi co-creiamo il mondo, no? Vestendolo con i nostri quaglia. Allora, abbiamo un universo in sé inconoscibile, che è inconoscibile come Dio prima della creazione, l'essere parmenideo fondamentalmente, che è inconoscibile e che la fisica definisce come cosmo fatto di vuoto, energia e informazione, non di cose, come le intendiamo noi che sono più degne dell'ossessione della roba di Marco Don Gesualdo, ma di eventi interconnessi. Tutto questo costituisce lo sfondo dell'apparire, ma l'apparire, che vuol dire esistere, avviene solo quando c'è qualche cosa che permetta di scambiare informazioni e di rappresentarlo a qualsiasi livello, anche nella forma più elementare. E quando c'è questo, allora appare il mondo. E appare il mondo che è una co-creazione, perché se noi ci mettiamo in questa navetta spaziale insieme al pipistrello, potremmo capire come la vede lui e come la vediamo noi. Ma tutto questo unisce inscindibilmente la scienza, la fisica quantistica, la neurologia, con il concetto dell'essere di Parmenide, che corrisponde abbastanza bene a quello del Tao di Lao Tzu, al rapporto tra essere e sfondo, come sfondo dell'apparire e l'apparire, che è stato analizzato magnificamente da Severino, a tutta la tradizione orientale che parla dell'inconoscibilità, a partire da Kant, nella nostra cultura, col suo dualismo critico, che dice che quello di pensare che le nostre idee sono gli oggetti in sé è una pia illusione. E il buddismo, un'ultima cosa, che definisce la realtà come vacuità, ma vacuità non si riferisce alla realtà in sé, non è nichilismo, si riferisce agli attributi con cui la percepiamo. La realtà è vuota di tutti i nostri quaglia. E quello che noi viviamo è la rappresentazione nostra in una dinamica con una relazione stretta con il mondo, in una co-creazione reciproca. Quindi possiamo concludere con Democrito, che è il punto di arrivo mio: di ogni cosa non sappiamo alcunché, ma l'opinione costituisce per ognuno di noi una forma diversa. Io so che non so nulla. E quindi dobbiamo oggi cominciare a pensare che l'unico vero viaggio che dobbiamo fare, come dice Proust, è avere altri occhi, vedere gli universi con gli occhi di un altro, di 100 altri, vedere i 100 universi che ciascuno vede, che ciascuno è. Con questo vi ringrazio per la pazienza.